Osserviamo un chicco di frumento più da vicino. Un chicco di frumento è composto da quattro elementi principali. Il primo è la crusca, che è la parte dura esterna. Il secondo elemento è lo strato ricco di proteine e vitamine che si trova sotto la crusca. All'interno troviamo il terzo elemento, il corpo farinaceo, detto anche endosperma. La farina in gran parte viene ricavata da questo elemento. L'ultimo elemento è la parte piccola del chicco, il germe. In genere il frumento, prima di essere usato come alimento, viene macinato. Cereali, la rapina del secolo. Nel periodo anteriore al XVIII secolo il pane veniva impastato con farina grossolana ottenuta macinando il frumento con grandi pietre circolari, appunto le macine. Queste venivano azionate con l'aiuto del vento o dell'acqua. In altri casi la farina veniva macinata anche in casa con sistemi più artigianali. Durante il XIX secolo le innovazioni tecniche cambiarono i vecchi metodi di macinazione. Gli strati esterni del frumento cominciarono a essere separati dagli altri elementi. La farina cominciò a essere setacciata attraverso diversi vagli molto fini e non più attraverso crivelli di rete metallica grossolani. Si cominciò a preferire la farina bianca al posto di quella scura. Il processo di ottenimento della farina bianca era comunque molto costoso e il prezzo ultimo limitava il suo impiego alle persone più abbienti. Il pane bianco divenne quindi il simbolo di benessere. In Oriente ebbe lo stesso sviluppo la raffinazione del riso. Nel 1830 il perfezionamento del mulino a rulli da parte di un ingegnoso svizzero segnò l'evoluzione dei sistemi di macinazione dei cereali. I rulli di acciaio furono costruiti in maniera che l'uno girava di fronte all'altro, così che il frumento imprigionato alla base veniva schiacciato. Questo procedimento facilitò la divisione del germe dal corpo farinaceo. Questi mulini erano anche più economici dei precedenti, i quali vennero presto sostituiti. Così la panificazione con farina bianca divenne il metodo più diffuso. Lo sviluppo tecnologico poi portò alla chiusura di migliaia di piccoli mulini del vecchio tipo. Mediante la macinazione moderna si ottengono principalmente tre tipi di farina: farina integrale, farina intera e farina bianca. La farina integrale è composta da tutti gli elementi presenti nel chicco. Si parla perciò di macinatura del 100%. Nella farina intera manca gran parte del germe e della crusca. Questa farina contiene solo l'80% del chicco. Nella farina bianca invece è stata tolta tutta la crusca e sono stati tolti il germe e le parti che contengono proteine e vitamine. Essa contiene solo il 40% della macinatura e purtroppo è carente degli elementi nutritivi. Nel 1840 l'alimentazione media era rappresentata al 55% da cereali integrali e zuccheri naturali. Questo tipo di alimentazione apportava 2000 mg di vitamina B1. 100 anni dopo il 55% degli alimenti era sempre rappresentato da cereali e zuccheri, con la sola differenza che i cereali erano più raffinati e il consumo dello zucchero era aumentato notevolmente. Vediamo che cosa significa questo cambiamento. Questo nuovo tipo di dieta apportava soltanto 200 mg di vitamina B1, cioè, paragonato al valore del 1840, questo rappresenta solo la decima parte. A che cosa era dovuta questa carenza? Lo zucchero bianco non contiene vitamine né minerali, mentre la farina bianca ha perso gran parte delle sostanze nutritive. Infatti, la scienza ha accertato che il chicco di frumento contiene vitamina B1 in buona quantità. Questa vitamina si trova soprattutto nel germe e negli strati esterni del chicco.
Ora, il processo di macinazione della farina bianca elimina per l'appunto sia il germe che gli strati esterni del chicco, il che elimina dalla farina il 93% della vitamina B1. Inoltre vanno perse più della metà delle altre vitamine del gruppo B e dei minerali. Vediamo quindi l'effetto che produce il consumo di farina bianca sulla salute dell'uomo. Negli Stati Uniti d'America, durante gli anni della crisi economica mondiale, periodo attorno al 1930, vi fu una epidemia di malattie da carenze vitaminiche. Medici e istituti sanitari si allarmarono, avendo scoperto che ciò era dovuto all'impiego smodato di zucchero e di prodotti derivati da farina bianca. Si pensò quindi di informare i consumatori del valore nutritivo dei cereali integrali, in modo da arrivare a delle leggi che modificassero il sistema di macinazione. I mugnai si opposero a questa campagna di informazione sistematica, sostenendo che le abitudini alimentari acquisite non sarebbe stato possibile cambiarle. Proposero un compromesso. Non si doveva cambiare il sistema di macinazione del frumento, però artificialmente si sarebbero arricchiti i prodotti raffinati con sostanze nutritive che erano andate perse durante la macinatura. Ironia della sorte, questo intervento venne chiamato arricchimento. Questa espressione trae in inganno. Si potrebbe pensare che la farina arricchita sia migliore della farina integrale, ma la realtà è ben diversa. L'arricchimento della farina bianca consiste nell'aggiunta soltanto di 4 delle 20 sostanze nutritive che vengono eliminate durante la macinatura. E che ne è per quanto riguarda le altre 16? Non vengono rimpiazzate. È come se qualcuno ti rubasse il portafogli con 20 biglietti da 100.000 lire. Più tardi, per placare la coscienza, delle 20 banconote te ne restituisce soltanto 4. Ti sentiresti arricchito da questa operazione? La stessa cosa avviene per la farina bianca. Facciamo alcuni esempi che dimostrano quanto la farina bianca sia povera di vitamina e minerali. Per avere la stessa quantità di vitamina B6 contenuta in una fetta di pane integrale, si dovrebbero mangiare 3 fette di pane bianco. La stessa quantità di rame contenuta in una fetta di pane integrale è contenuta in 4 fette di pane bianco. Per avere la stessa quantità di fosforo contenuto in una fetta di pane integrale ci vogliono 5 fette di pane bianco. Si dovrebbero mangiare 10 fette di pane bianco per avere la stessa quantità di biotina contenuta in una fetta di pane integrale. La triste storia non si esaurisce con il grano. Anche il grano turco è stato derubato. Il germe, che contiene molte sostanze nutritive, viene estratto per ottenere l'olio. I cornflakes, così buoni al gusto, sono prodotti da gran turco che è stato privato di molte sostanze nutritive. L'incremento del consumo di cereali raffinati e di zucchero ha dato origine a molti problemi. Uno di questi è l'obesità, dovuta al fatto che gli alimenti raffinati sono poveri di minerali e vitamine, ma ricchi di calorie. Il diabete è un altro problema collegato al raffinamento degli alimenti. Dal 1900 a oggi il consumo dello zucchero è raddoppiato, come è raddoppiato il numero dei diabetici. Un'altra conseguenza degli alimenti raffinati è l'aumento della ipoglicemia, cioè l'abbassamento del livello degli zuccheri nel sangue. L'ipoglicemia può essere causata, ad esempio, dal prolungamento nel tempo di pasti nutrizionalmente poveri, sul tipo di caffè, pane e pasta non integrali e dolciumi. Anche l'aumento delle malattie cardiache dipende direttamente dall'eccessivo consumo di cibi raffinati e di zucchero. Lo stesso dicasi per l'incremento della carie dentaria, che è molto diffusa. Una ricerca condotta in un collegio in Alaska rese noto che fra gli studenti la carie aumentò del 600% in un anno dal momento che fu permessa la vendita di patatine, gelati e altra roba del genere all'interno dell'istituto.
Un'altra ricerca odontoiatrica ha messo in evidenza che i bambini che mangiavano solo derivati da farina bianca e altri cibi raffinati contraevano la carie 2 volte di più degli altri che utilizzavano anche alimenti integrali. Lo stesso studio rilevò che tra i bambini che avevano solo 1 o 2 denti cariati, appena il 13% aveva l'abitudine di mangiare qualcosa tra i pasti. Invece, tra coloro che avevano 6 e più denti cariati, il 67% mangiava qualcosa tra un pasto e l'altro. In definitiva si raccomanda di non mangiare fuori dai pasti, di diminuire il consumo di pane bianco e pasta raffinata, di usare raramente cereali non integrali e di preferire pane, pasta e cereali integrali. Perché dovremmo eliminare le sostanze nutritive ai nostri alimenti per poi aggiungere delle sostanze artificiali? È molto meglio mangiare il cibo completo, così come ci viene offerto dalla natura. Ci sono 1000 modi di preparare i cereali integrali in forma appetitosa. Il pane integrale è squisito. Molti non sanno neanche quanto sia buono. Pane e pasta integrali sono buoni, nutrienti e danno maggiormente il senso della sazietà, prevenendo quindi il sovrappeso. Il Signore si serve del pane come simbolo del nutrimento spirituale che è contenuto nella preziosa parola di Dio, la Bibbia. Il profeta Isaia afferma in proposito: «Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non vi sazia?» Poi il Creatore si rivolge ancora a noi con un preziosissimo consiglio contenuto sempre nella sua preziosa parola, la Bibbia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti.